La chiesa dei padri dell'oratorio di San Filippo Neri fu costruita sui terreni donati da Michelangelo Broglia, vescovo di Vercelli, e dai suoi parenti. L'edificio, costruito su progetti dell'architetto Antonio Bettino, fu terminato nel 1673 e consacrato nel 1681. Costruita ad una sola navata, la chiesa ha un'importante serie di altari a partire dall'altar maggiore, opera dell'architetto Giovanni Valle, con tele del pittore Daniel Saiter. Gli altari di San Filippo Neri, dei Santi Pietro e Paolo e di San Carlo Borromeo furono tutti opera dell'architetto Pietro Paolo Ceruto. Per l'altare di San Francesco di Sales, risalente al 1757, è testimoniata l'attività dello scultore Giuseppe Antonio Riva, dello scalpellino Giovanni Battista Parodi e del pittore Claudio Beaumont. La controfacciata ospita i confessionali scolpiti dai fratelli Riva. Le statue in stucco della facciata sono del plasticatore di Varese Francesco Mambrini. Contiguo alla chiesa sorge l'imponente edificio dell'ex collegio di San Filippo, costruito su disegni di Bernardino Quadro, ristrutturato ed ampliato nel 1780 circa dall'architetto Galletti. All'interno vi è un'ampia cappella dall'originale architettura a volte incrociate, risalente alla seconda metà del Settecento, ampliata da Angelo Massoglia al principio del Novecento. Dopo le soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi e la restaurazione, l'edificio passò nel 1828 alla Curia Diocesana di Torino, che lo utilizzò come seminario arcivescovile, frequentato anche da San Giovanni Bosco e dal beato Giuseppe Cafasso. Passò in seguito all'amministrazione comunale chierese.